Vincent van Gogh nasce nel 1853 a Zundert, nel Brabante, al confine tra il Belgio e l'Olanda. È figlio del predicatore dell'uovo e nasce secondogenito perché il primogenito nasce un anno prima di lui e si chiama come lui, Vincent Willem van Gogh, solo che muore appena nato. Sicché ogni domenica, andando in chiesa, Vincent van Gogh vede una tomba che porta il suo nome e questo non è molto simpatico. Cresce in questo clima strano di questa religione anche abbastanza presente in casa, il padre legge molto la Bibbia, lui stesso ovviamente la impara a memoria come figlio del predicatore, poi vengono i fratelli, viene Teo, il fratello a cui sarà più legato, poi due sorelle e un altro fratello. Cresce con le sue stravaganze, come abbiamo detto, i coleotteri e tutto quello che ne consegue, ed è pessimo a scuola, non si concentra, non gli interessa, non prende nessuna licenza. Quindi, dopo essere cresciuto, a un certo punto il padre si preoccupa di come farlo lavorare, dove mandarlo a lavorare. E comincia a sfruttare tutti i contatti che ha, perché la famiglia Van Gogh, per quanto il ramo di suo padre sia quello forse più, che meno si è affermato nella vita, è una famiglia potente nell'Olanda del tempo, è una famiglia di vescovi, di armatori, una famiglia di gente che conta anche nel campo dell'arte. Sicché Van Gogh quando cresce, cresce un po' come un ragazzo dei giorni nostri, nel senso che viaggia molto, che va a Londra, che va a Parigi, che va a Bruxelles e fa lavoretti qui e lì, lavora in una libreria, lavora in una scuola. Alcuni episodi sono molto belli, per esempio a Londra Ramsgate fa l'insegnante delle scuole dei bambini, gli piace molto questo lavoro, viene molto apprezzato, solo che a un certo punto gli chiedono anche di andare a riscuotere i crediti che non pagano le famiglie di questi bambini che sono estremamente bisognosi, estremamente poveri. E Vincent, condannato un po' a fare l'Equitalia del tempo, non ce la fa, non riesce e quindi viene allontanato da lì. Viene allontanato e viene mandato alla fine nella casa d'aste dello zio, la Goupil, una grande casa dove lui vede tutti i quadri. E anche da lì però viene cacciato per un motivo molto curioso, che nel momento in cui lui deve vendere i quadri, in realtà la gran parte delle volte scoraggia gli acquirenti dal comprare i quadri perché dice che sono brutti, non sono secondo lui vera arte. La vera arte la vede forse a Parigi, al Musée del Luxembourg. Le prime impressionisti che cominciano a vedersi in giro, però non capisce ancora che è quello il suo destino, non capisce che è pittore. Quindi, dopo aver fallito tutte queste esperienze lavorative, viene preso da una crisi mistica e viene preso da una crisi mistica proprio perché era un attento lettore della Bibbia, crede di poter servire qualcosa agli altri e allora si iscrive a una scuola, la scuola sostanzialmente evangelica di Laeken, però dopo 6 mesi neanche lì prende la licenza, neanche lì viene promosso, è proprio uno scolaro che non riesce a raggiungere nessun obiettivo. Ma nonostante questo va a fare praticamente l'evangelizzatore volontario nel sud del Belgio, in una regione molto povera che si chiama Borinage, dove ci sono i minatori. Ci sono lettere molto belle di questo periodo in cui lui racconta queste miniere dove lui stesso è sceso, queste miniere in cui i primi strati ormai sono senza più nessun materiale da dare e quindi deve continuare a scendere, sembra un po' la metafora della sua vita. Ma anche in quel caso Van Gogh non è come tutti gli altri, non si comporta come gli altri, non accetta di essere diverso dagli altri anche se poi tutto il resto della sua vita vorrà esserlo. In quel momento lui vende il suo materasso per dormire sulla paglia come fanno i minatori, scende in miniera, abbiamo detto, e soprattutto a un certo punto si comincia a coprire il volto di fuliggine per non distinguersi dagli altri. Ha un contratto a tempo determinato dal 1 gennaio del 1879 che dura 6 mesi e dopo 6 mesi non glielo rinnovano perché la Chiesa dice che pecca di mancanza di sottomissione. A questo punto perde la fede e il giorno dopo, nei giorni successivi, va a cercare di nuovo di fare il raccomandato, perché alla fine lui è un raccomandato, andando da un grosso e potente vescovo che abita lì vicino, che si chiama Petersen, però arriva che lui è via, non trova nessuno. E questi viaggi di Van Gogh senza scopo continueranno. Il più bello che fa in quell'anno è un altro che fa per andare da un pittore che si chiama Jules Breton. Allora cammina, va a Courrières dove stava questo pittore, cammina per giorni, dorme all'addiaccio, bivacca all'aperto, finché a un certo punto arriva fuori dalla porta di questo pittore. Guarda dentro, vede che è un posto un po' troppo ordinato per i suoi gusti e allora se ne va perché dice che un pittore non può abitare lì. Insomma, Vincent van Gogh pellegrina circa per un anno, tra il 1879 e il 1880, un anno di cui non si sa nulla se non che lui abbia continuamente camminato. In fondo è una cosa da Van Gogh. Tutti noi quando abbiamo un momento difficile o forse un momento un po' più in cui abbiamo bisogno di cercare un po' noi stessi, ci piace fare una passeggiata, ma non una passeggiata che dura un anno. Eppure in questa passeggiata forse passa per tutto il Belgio, forse passa per un paesino del Belgio che si chiama Gael, dove vivono i malati di mente, forse va da altre parti. Comunque dovunque sia, a un certo punto trova i colori. E da quel viaggio, scriverà a Teo un anno dopo, lui torna pittore.